Ieri lei è stato insignito di un prestigioso riconoscimento a Milano. Ecco, a che è dovuto questo? Beh, è stato il maestro Massari che tempo fa mi aveva chiesto di fare una presentazione della mia azienda, della mia storia, della mia attività, di quello che eravamo, di quello che siamo diventati e quali sono i sogni per il nostro futuro. Non mi aspettavo mai di ricevere quel prestigioso riconoscimento da parte sua e di sua figlia Deborah. Ovviamente è un motivo di grande orgoglio che ci riempie il cuore di grande soddisfazione. E sicuramente un pensiero va a tutti quelli che mi hanno preceduto e che hanno permesso che tutto questo potesse diventare realtà. È stato un bellissimo momento emozionante che ci riempie, come dicevo, di orgoglio, ma anche di responsabilità per fare sempre meglio per il nostro futuro. Ecco, lei è un maestro del dolce, possiamo definirlo. Sì, diciamo che noi siamo pasticceri alla terza generazione, quindi ha cominciato mio nonno, che era un grande innovatore, che era una persona che veramente era un vulcano di idee, di passione e di amore per questo mestiere. Poi ha continuato mio padre dando un impulso anche imprenditoriale all'azienda e io come innovazione, ovviamente con i piedi ben saldi nella tradizione, ma cerco anche di guardare al futuro. E cerco anche di apportare quell'innovazione che ci permette di migliorare il nostro prodotto, ovviamente. E siamo conosciuti per il croccante di pura mandorla, che siamo punto di riferimento per tutti i paesi limitrofi, ma per la regione e per l'Italia intera, e spediamo anche all'estero, in Canada, in Australia, negli Stati Uniti, quindi il mercato si è ampliato in maniera notevole. Abbiamo il nostro sito e quindi lo shop online che sta funzionando molto bene e quindi abbiamo questa vetrina aperta, diciamo così, in maniera più ampia. Ovviamente oltre al torrone siamo conosciuti anche per i panettoni, per i grandi lievitati che stiamo facendo molto bene, stiamo crescendo tanto, è un panettone completamente a lievito naturale e quindi anche questo ci permette di dare il nostro contributo a livello, diciamo, aziendale, a livello imprenditoriale. Ecco, lei parlava di mandorla, di questo torrone così speciale e ottimo. Ecco, che mandorle e che miele usiamo, utilizziamo? Ovviamente noi utilizziamo dei prodotti italiani e quando è possibile anche del nostro territorio. Siamo anche alla ricerca il miele sicuramente del nostro territorio, proprio qui delle zone limitrofi, da Castellace fino alla piana di Gioia Tauro, quindi un miele di fiori di Zagara, quindi è prevalentemente arancio, però ha questa profumazione intensa del nostro territorio. E noi come bravi pasticceri cerchiamo sempre di portare nei nostri dolci il nostro territorio per promuovere la nostra, diciamo, tipicità e territorialità. Le mandorle sono siciliane e pugliesi perché le migliori mandorle al mondo, come la migliore frutta secca in generale che noi scegliamo, è tutta italiana. Le mandorle in particolare dalla Sicilia e dalla Puglia. Ecco, ricevere questo riconoscimento, ecco, lei oggi come si sente? Ecco, rappresenta l'Italia, ecco, poi la nostra terra, ecco, uno che dà Sicuramente. lustro, ecco, spesse volte parliamo di cose negative, oggi abbiamo un'eccellenza, ecco, un maestro, lo definisco io, del dolce. Grazie mille, io onestamente mi sento come mi sentivo ieri, con tanta voglia di fare meglio, di fare bene e di continuare sul mio percorso che sicuramente, visto i riconoscimenti, è quello giusto, puntando all'eccellenza come abbiamo sempre fatto. Ovviamente ho portato avanti il nome del mio territorio, della Calabria tutta, abbiamo un grande riconoscimento e comunque abbiamo delle persone che ci stimano e che ci prendono in considerazione. Questo è un messaggio che voglio dare a tutti. Comunque la Calabria è fatta di gente laboriosa, di gente sana, di gente che ha voglia di lavorare e di fare bene. È un territorio che ha tantissime risorse e vanno semplicemente sfruttate perché effettivamente è sfruttato il lato negativo, che non è quello. La Calabria è ricca di gente
veramente che ha voglia di fare bene, ha voglia di acquisire competenze e di dimostrare il proprio valore.